faccio parte di una delle aziende storiche vitivinicole della Valpolicella. La mia famiglia si occupa di vino fin dai tempi remoti, fin dal 1630. Il nuovo impulso all'azienda lo ha dato nostro padre negli anni 60, che ha introdotto una serie di vini che ancora oggi produciamo, ma soprattutto ha introdotto quella che è la filosofia produttiva che ancora oggi applichiamo in azienda, quindi quella di fare vini molto legati al territorio e quindi vini che vengono riconosciuti vini di terroir, vini cru, quindi prodotti con una selezione dai singoli vigneti e soprattutto insomma orientati verso la qualità. Non abbiamo mai inseguito grossi volumi, siamo ancora oggi un'azienda sempre a carattere familiare perché io lavoro con mio fratello Riccardo che è l'enologo e con mia sorella Antonietta che si occupa del mercato Italia. Io e mio fratello invece condividiamo l'export. Quindi sì, rimaniamo un'azienda familiare che è orientata sempre alla qualità e i volumi rimangono limitati ancora oggi a mezzo milione di bottiglie che per l'azienda del territorio della Valpolicella rimane un'azienda di medie dimensioni. Comunque, insomma, siamo un'azienda riconosciuta, siamo anche orgogliosi perché in questo anno particolarmente anche difficile sotto certi altri aspetti, diciamo che siamo rimasti molto soddisfatti perché i vini, le nuove annate che saranno in uscita nei prossimi mesi hanno ottenuto ottime recensioni da parte della stampa per ora italiana. E la pandemia chiaramente ci ha colpito come un po' tutta l'intera economia, con poi tra l'altro degli alti e bassi. L'anno peraltro è partito molto bene perché eravamo parecchio in crescita nei primi 2 mesi e mezzo dell'anno, 3 mesi, e dopodiché appunto c'è stata questa chiusura. Come attività produttiva abbiamo la fortuna di comunque di lavorare in campagna, o una parte dell'attività chiaramente si svolge in campagna, nel vigneto, e quindi abbiamo avuto modo anche di chiedere di far lavorare i nostri collaboratori all'aria aperta. E quindi in qualche modo abbiamo cercato di coprire soprattutto i mesi della primavera che colpiti dalla prima ondata del coronavirus. Noi esportiamo l'85% circa della nostra produzione e chiaramente il mondo è stato colpito in momenti differenti, per cui abbiamo osservato un mercato che calava o si riprendeva in momenti diversi. Ora stiamo osservando il mercato asiatico che si sta riprendendo, ma qualcosa si sta riprendendo negli Stati Uniti. Il Canada, che per noi è il nostro primo mercato, ha retto sempre molto bene questo anno. Abbiamo osservato anche buone vendite in Germania, buone vendite nel Regno Unito. Chiaramente l'Italia in questo momento sta soffrendo. Noi, se ci paragoniamo le vendite di quest'anno allo scorso anno, abbiamo le vendite all'estero anche in leggera crescita rispetto allo scorso anno. In questo momento, certo, l'Italia invece sta soffrendo perché noi lavorando con il canale della ristorazione e dell'enoteca, chiaramente sono attività per lo più chiuse. E quindi cosa abbiamo fatto? Comunque abbiamo cercato di orientarci anche al canale online, delle vendite online, aumentare la distribuzione attraverso le enoteche, perché poi all'enoteca è permesso anche una distribuzione diretta al consumatore finale. Abbiamo anche cercato di mettere a punto un nostro sistema di vendita online. Certo è che comunque serve anche tempo per poi avviare nuove attività. Chiaramente però vengono a mancare i viaggi di lavoro, quindi l'incontro diretto. Tutto questo chiaramente, pur lavorando in modo digitale, in questo momento però tutto è più rallentato anche. Parlavo giusto un attimo fa con un nostro importatore e diceva che proprio i produttori italiani hanno bisogno della presenza fisica.
E questo è vero, a noi manca parecchio questo contatto, la stretta di mano. Certo che insomma il digitale comunque ci sta aiutando e questo è importante. Il futuro non sarà sostituito dal digitale, dovremo tornare con la nostra presenza sui mercati, questo sarà abbastanza sicuro. Il 2021 preoccupa un po' proprio per questa seconda ondata di fine anno in Europa, non solo in Italia ma anche in Europa, in un'economia che sarà ancora più colpita rispetto a come ovviamente era stata colpita in primavera. Bisogna comunque rimanere positivi. E bisogna sperare di poter tornare a viaggiare, però dovremo fare i conti che questo stiamo già pensando e discutendo con gli importatori, che questo avverrà comunque non certo nella prima parte dell'anno, ma nella seconda parte dell'anno. È anche vero che di certezze non abbiamo neanche una, è quello che sì, pensiamo, ipotizziamo secondo basandoci sui dati attuali. Bisognerà continuare ad essere vigile sui diversi canali di vendita, quindi se prima cercavamo di utilizzarne solo due, tre canali di vendita, oggi invece bisogna pensare di essere pronti sia sull'online sia sul canale tradizionale dell'Horeca. E dare anche, aprire qualche porta magari anche alla grande distribuzione, dedicando chiaramente una linea di prodotti selezionata e diversa.